bisogna toccarli però. Quindi ci parlo. Ma così, non bisogna toccarli. Buongiorno a tutti, benvenuti all'incontro di oggi, che è un incontro che ci porta nel mondo dei bambini, in un mondo magico, favoloso, di cui parleremo. Ma prima di iniziare a entrare nell'argomento, ringraziamo e chiamiamo qui sul palco per i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, che ha fortemente voluto e contribuito alla realizzazione di questo progetto che vedrete molto ampio e molto trasversale. Prego, Presidente. Grazie di tutti, grazie a voi di essere qui a partecipare la domenica mattina a questo evento che abbiamo voluto come Consiglio regionale, di parlare di una tematica ricorrente. Siamo in Piemonte, siamo in una terra ricca di prodotti enogastronomici, però bisogna parlare anche di mangiar sano. Il Piemonte e la Regione Piemonte col Consiglio si fa promotore sempre della salvaguardia della salute, perché dobbiamo prima di curare salvaguardare la nostra salute e fare in modo tale che alcune patologie non avvengano. Come continuiamo a dirlo, c'è la necessità di fare maggiore attività fisica e non a caso il Consiglio regionale promuove costantemente con gli stati generali della salute e del benessere sia lo sport sia anche il mangiar sano, e perché non proprio con una discussione qua al Salone del Libro cercare di far capire cosa poter mangiare. Sicuramente non sono indicato per parlare, perché le mie forme non possono dire che mangio sano, però mangio e cerco di mangiar bene, quello sicuramente. E poi vedo anche tanti bambini fra di noi e un tema è anche rivolto a loro per cercare di prendere coscienza, e anch'io avessi forse preso coscienza 40 anni fa di mangiar bene, forse avrei fatto meglio al mio corpo. E cerchiamo di spiegarlo con quest'oggi, cercando di far capire che un'alimentazione sana salvaguardia la salute, salvaguardia la nostra vita e dà la possibilità di vivere meglio e di fare anche quelle attività che tante volte dimentichiamo oppure di bisogna poi correre ai ripari successivamente. Sicuramente i bambini non gli interessa del proprio futuro, ma di quel che può succedere nel futuro, perché non hanno anche coscienza, ma noi come genitori, come adulti dobbiamo farlo, dobbiamo far capire di mangiar bene, mangiar verdure, e quello ahimè anch'io oggi a 47 anni ne mangio poche. Sicuramente con Fatta Zucchina e con l'incontro di oggi sicuramente cercherò di cambiare abitudine. Grazie a voi e buon incontro, buon lavoro. Grazie Presidente, quindi oggi parliamo di salute dall'inizio della storia, cioè parliamo di salute a partire dai bambini, in modo che si divertano, in modo che raccontino storie, che siano loro una meravigliosa storia di crescita. E quindi a parlare di bambini oggi chiamiamo qui sul palco Fatta Zucchina, prego, e la dottoressa Elisa Strona dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Buongiorno a tutti, ci sentite? Ci sediamo? Vediamo un po' se abbiamo il pubblico rumoroso. Ci siete? Alziamo il volume? Ok. Allora, siamo in uno spazio bellissimo. Siamo nello spazio dove i cuori diventano selvaggi. Voi avete il cuore selvaggio? Oggi dobbiamo essere un po' selvaggi. Questo è un bellissimo tema che il Salone del Libro di Torino ha scelto per quest'anno, perché è proprio dove abbiamo dell'energia che riusciamo, secondo me, a creare le favole a partire dalla nostra vita. E Cappuccetto Green, che è un po' la proposta che vi facciamo oggi insieme al Consiglio regionale del Piemonte, vuole entrare nelle vostre vite esattamente come diceva. Noi oggi qua abbiamo ben due nutrizioniste, quindi io sono in ottima compagnia. Loro ci insegnano a fare cosa? Ci guidano quando mangiamo
a riuscire a entrare in amicizia, potremmo dire in questo modo, con l'energia che ci offre il cibo. Ma oggi vogliamo fare un passo più avanti. Io adesso chiedo, visto che abbiamo dei bambini, Cappuccetto Rosso voi la conoscete come favola, vero? Vi piace? Avete paura del lupo? No. Perfetto. Allora, ma secondo voi perché Cappuccetto da rosso è diventata green? Io già vi dico che non ci sono riferimenti politici, così siamo tutti più tranquilli. Perfetto. Il green oggi vuol dire qualcosa in più. Voi avete sentito parlare, vengo vicino a voi, di sostenibilità? A scuola vi hanno parlato di sostenibilità? Perfetto. Allora, sostenibilità deriva dal pianoforte. Sapete che c'è un pedale, qualcuno di voi suona, fa musica? Suonate il pianoforte? Allora, c'è un pedale che si chiama proprio sustain, che serve per sostenere il suono. Che cosa vuol dire? Renderlo più durevole, farlo durare più a lungo. La sostenibilità è proprio questo, deriva di lì. Riuscire a far durare più a lungo quelle che possono essere le buone abitudini della nostra vita. Voi ci riuscite a farlo? E a volte sbagliamo. Allora, Cappuccetto Green, che è il titolo di questo lavoro fatto con il Consiglio regionale del Piemonte, vede una serie di favole a cui è stata data una marcia in più. Siamo in questo spazio che ci ricorda anche i borghi del Piemonte. Voi arrivate anche, io lo so, ci sono bambini che arrivano da zone diverse del Piemonte. Innanzitutto vi ringrazio per essere qua. E ogni zona ha la sua bellezza, giusto? Voi pensate alla vostra città, al vostro paese, dite quanto è bella quella cosa che c'è, che magari vedo tutti i giorni e non ci faccio caso. Benissimo, ogni città, ogni paese ha anche dei prodotti. Se io vi dico la zucchina, visto che io sono fatta zucchina, vi piacciono le zucchine? Proprio mi cadi sulla zucchina. Però se io vi dicessi che la zucchina può essere una zucchina favola, esempio, la zucchina trombetta, sapete da dove arriva? Non è una musicista. Però ha una forma un po' strana, è quella che io ho scelto come bacchetta magica. La coltivano anche in Piemonte, ma arriva da Albenga. Albenga è dove tanti di voi vanno al mare, in vacanza, in Liguria. Ma se io vi dico il peperone di corno di bue di Carmagnola, lo conoscete? Anche lui ha una storia da raccontarvi, eppure non è tanto distante di qua. Allora, esattamente come, dimmi il tuo nome e il tuo cognome. Massimo Gonella. Massimo, ma quanti Massimo abbiamo nel mondo? Tantissimi, ma Massimo Gonella ha una storia che nessun altro ha, esattamente come la zucchina trombetta d'Albenga, che io ho scelto addirittura per bacchetta. E allora bisogna che questi due, la zucchina e Massimo, si conoscano. Cappuccetto Green vi fa questa proposta, vi dice: guarda, io ho tantissimi amici da presentarti e ti offro delle favole per riuscire a conoscerli. Ma poi le amicizie, cosa si fa nella vita con le amicizie? Si coltivano. Voi avete voglia di stare con i vostri amici? Litigate con i vostri amici? Non vi picchiate però, vero? Perfetto. Allora, questo libro vi insegna anche a litigare. Sembra brutto, eh? E no, perché nella vita non è che non ci si può arrabbiare, però la rabbia bisogna imparare a gestirla. La sostenibilità, infatti, si porta anche nelle emozioni. Bisogna capire questo piano forte, come farlo suonare. Io vi ho fatto tutto questo preambolo per farvi entrare un po' in quella che abbiamo vissuto con il Consiglio regionale del Piemonte, come una proposta. Noi vi diamo un libro che è vivo e diventa vivo perché voi lo portate a casa e lo vivete con le vostre famiglie. Sicuramente uno dei momenti più importanti sarà quando mangiate insieme. Vi piace mangiare con la famiglia? Avete qualcuno? Mangia, mangia, finisci di... Non avanzare. Voi avanzate delle cose nel piatto quando mangiate? Sapete che non va bene? Allora, questo libro ha voluto a sua volta ricevere e lavorare su una proposta. Sapete cos'è l'ONU?
l'Organizzazione delle Nazioni Unite. E come dire, voi siete nella scuola, siete in 193, ipotizziamo, ognuno di voi rappresenta uno Stato, una nazione del mondo, ok? Vi riunite tutti insieme e decidete che dovete fare in modo che nessun bambino che frequenta la scuola che voi dirigete resti più senza mangiare, quindi abbia sempre un pranzo, una cena, una colazione, che possa andare a scuola, perché sapete che non tutti i bambini godono, è un privilegio riuscire a studiare, perché poi da grande possiamo realizzare dei sogni. Insomma, quelli che sono i diritti dei bambini li vogliamo rendere diritti per tutti i bambini. Allora l'ONU ha detto, facciamo così, creiamo 17 pilastri, che noi chiamiamo pilastri di sostenibilità, che tutto il mondo deve cercare di portare nella propria vita, nella propria città, nella propria nazione, per far sì che si viva più felici. Allora, Cappuccetto Green ha detto, sai che ti dico, Fata Zucchina, questi pilastri noi li mettiamo nelle favole, perché si può imparare tanto dalle favole, soprattutto se le favole diventano terapeutiche. Allora, vedete che in queste favole ci sono veramente tante cose, ma c'è anche, vi dicevo, la gioia del momento più bello e di quando le favole arrivano nel piatto. E io quindi torno da queste due straordinarie nutrizioniste. Loro hanno studiato la scienza della nutrizione e quindi ci possono aiutare a fare in modo che il pranzo, la cena, la colazione diventino dei momenti in cui noi facciamo sì che l'amicizia che abbiamo fatto con i prodotti che vi dicevo prima possa diventare per noi una forza. Avete presente quelle bibite che ci riempiono di energia? Voi le bevete magari quando fate sport? Ecco, come se ogni favola ci desse quella carica. E adesso vogliamo insieme scoprire il perché. Vuoi aggiungere qualcosa? Allora, è esplosiva evidentemente. Il bello di questo racconto è che la scienza della nutrizione, che rischia di essere noiosa, e qui è rappresentata in particolare sulla pediatria dalla dottoressa Strona, viene affascinata e resa favolosa dalla tua capacità divulgativa e dalla capacità di arrivare ai bambini. Allora diventa interessante capire quali sono gli errori più comuni, cioè cos'è che davvero capita a tavola. La dottoressa Strona ha la possibilità di fare una fotografia di quello che i più piccoli fanno, perché lavora nell'ospedale che è il riferimento regionale per la pediatria. Allora, quali sono, dottoressa, così ci confrontiamo su questa parte, gli errori più comuni e così vediamo se ce ne sono altri che magari oggi ci fanno scoprire i più piccoli presenti. Che cos'è che capita a tavola? Cioè i bimbi non sanno cosa è sano, oppure quello che è sano non è buono, o è noioso, o è molto più buono quello che non è sano? Che cos'è che capita, dottoressa? Questo è un luogo comune, che cosa è più buono non sia sano, ma in realtà dipende sempre come noi presentiamo gli alimenti, perché un popcorn ad esempio può essere un esempio di una merenda super sana. È chiaro che se noi prendiamo quelli già pronti nel pacchetto sono molto grassi, quelli da mettere nel microonde sono molto grassi, molto salati, pieni di additivi, ma se noi prendiamo i chicchi di mais, la padella antiaderente e facciamo i popcorn, effettivamente abbiamo una merenda intanto anche abbondante come volume e poi che soddisfa i bambini, però con tre ingredienti. Ricordiamoci che meno ingredienti ci sono, meglio è, per cui questa è un'opzione molto più invitante rispetto alla triste galletta di riso, se vogliamo. A livello nutrizionale è molto simile. Allora, se tu me lo permetti, io voglio dirvi questo. Siamo fortunate perché il Consiglio regionale del Piemonte ha scelto queste due esperte, ma anche perché loro si occupano un po' di tutti i cicli della vita. Lei, Elisa Strona, lavora alla sezione dietetica e nutrizione dell'ospedale Regina Margherita, che sicuramente tutti voi conoscete. Quindi tanti bambini che stanno male si rivolgono a lei. Invece la nostra Felicina Biorci, che è anche un altro grande nome, si occupa invece dell'università. Lei insegna all'università, per cui dove i bambini sono già diventati un po' più grandi, per cui abbiamo, come si dice, tutta la filiera della salute. Allora io adesso voglio stare dalla vostra parte, così facciamo questo gioco dei green e dei fake. Mi metto qua vicino a Massimo, visto che proviamo, noi facciamo quelli che sbagliamo e così Elisa ci dice che cosa abbiamo sbagliato. Allora proviamo un po' a ritornare sullo schermo.
con le slide. Perfetto, arriviamo, Benissimo. Massimo, io e te sbagliamo e diciamo: posso anche saltare la colazione, tanto poi faccio merenda a scuola. È giusto? Chi è che salta la colazione? Ah, proprio ci ho azzeccato. Anche tu? E i tuoi genitori sono contenti? Ah, sentiti in colpa. Ma perché non dobbiamo saltare la colazione? Adesso arriva la risposta giusta. Ok. Sappiamo bene tutti che la colazione è il pasto principale della giornata, soprattutto dopo almeno otto si spera, ore di sonno, per cui effettivamente tutti noi, dai bambini agli adulti, abbiamo bisogno di una ricarica. Spesso si ha poco tempo, spesso si preferisce dormire un pochettino di più, piuttosto scegliamo qualcosa di veloce, quindi uno yogurt con una manciatina di cereali. Nessuno pretende che facciamo la colazione all'inglese, però sarebbe bene non saltarla, così da avere una ricarica di energia per la scuola, per arrivare attivi a scuola ed essere più concentrati a scuola. È anche una cosa importante per non avere poi troppa fame nello spuntino di metà mattina, perché spesso queste merende sono quasi dei pranzi, veramente delle merende molto molto importanti. Elisa, c'è un proverbio che ci aiuta anche, secondo me, com'è che deve essere la colazione, il pranzo, la cena? Colazione da re, pranzo da principe, cena da povero. Così riusciamo magari a ricordarcelo. E andiamo avanti, continuiamo a sbagliare, Max? Perfetto. A merenda, oltre a mangiare qualcosa, mi piace bere un buon succo di frutta, yeppa! No? Manco il succo. Dunque, il succo di frutta è vero, una delle bibite che più vengono consumate e messe nelle cartelle dei nostri bimbi, però tenete conto, per farvi un paragone, che quando un bambino beve un succo di frutta è come se voi gli deste da mangiare 4 cucchiaini di zucchero. E io penso che nessun genitore darebbe mai 4 cucchiaini ai propri bimbi uno dietro l'altro, ma è quello che stiamo facendo con un succo di frutta, che sia 100% frutta, che sia i nettari o i succhi a base di frutta. Ok, anche se è 100%, è vero che è lo zucchero della frutta, ma è comunque zucchero, senza fibre, senza sali minerali, senza vitamine. Meglio dare la borraccia con l'acqua, magari del rubinetto, visto che parliamo di essere green. Allora, ricordiamo che noi non stiamo demonizzando nessun prodotto, però dobbiamo capire quando è il momento di fare una ricarica di energia. Lo zucchero non basta, perché sì, ci fa subito andare a mille, però soprattutto il corpo dei bambini, se al tuo corpo diamo solo zuccheri, il tuo corpo dice: oh Max, tu non mangi zuccheri, perfetto, sei già nato perfetto. E allora, tra l'altro, progetto trasversale, cioè che evolutivamente va avanti, calcolate che nella fase adulta il problema principale che noi abbiamo con gli alimenti sono gli zuccheri bevuti. Non è tanto lo zucchero mangiato, perché lo zucchero bevuto ha la capacità di essere assimilato velocissimamente, perché non c'è nient'altro, no? Quindi crea un bel picco glicemico, che crea un picco insulinemico, che a sua volta stimola i fattori di crescita. Quindi abituare i bimbi a bere questi succhi significa creare, per quelli poi che vediamo dopo, dei ragazzi che sono abituati a bere succhi e degli adulti che sono abituati a bere succhi. Per cui effettivamente è un investimento per il futuro che potrebbe essere evitato. Grazie alla dottoressa Biorci, perché è molto importante. Il problema più si va avanti e più diventa grande. Andiamo avanti. Come ti chiami? Alessandro Peroncito. Perfetto, Alessandra, allora adesso sbagliamo con te. Adesso che inizia a far caldo, ogni pomeriggio per merenda mi mangio un gelatino confezionato per rinfrescarmi. Tu lo fai? No, niente gelato. A merenda? No. Ok, come diceva Fata Zucchina, ovviamente non stiamo demonizzando nessun alimento, per cui se ogni tanto mangiamo il gelato confezionato, il gelato da gelateria, non succede chiaramente nulla. Mangiarlo tutti i giorni con la scusa che fa caldo, anche lì torniamo a un discorso di zuccheri, di grassi, e se è confezionato anche di additivi, di tanti tanti ingredienti. Potremmo fare dei gelati sani fatti in casa frullando la frutta fresca, quindi anche un metodo per far mangiare la frutta ai bambini, con del latte o dello yogurt e metterlo negli stampini dei ghiaccioli. Questa è sempre un'idea di merenda che noi in ospedale diamo nell'ambito dei bimbi quando vengono per problemi di sovrappeso.
Te la senti di fare il gelato in casa? Così come ha detto lei, lo yogurt, un po' di frutta? Sì. Tua mamma ti può aiutare? Sì. Tanto cucini tu a casa, no? Che problema c'è? Andiamo avanti a sbagliare, ok. Oggi come verdura mangio le patatine fritte, tanto uguale. Allora, sbagliato? È sbagliato perché le patate non sono delle verdure, sappiamo bene essere dei tuberi, quindi dei sostituti di pane, pasta, cereali e quant'altro. È chiaro che sono molto gradite ai bambini, come faceva con la testa Massimo, però ci sono anche tante verdure che possiamo fare nella stessa maniera, quindi a stick oppure a chips come le carote, le zucchine, e fare al forno che vengono belle croccantine e ci danno proprio l'idea di mangiare qualcosa di sfizioso. Abbiamo trovato il modo per farti mangiare la zucchina. Mi sa di sì. Andiamo avanti a sbagliare. Le verdure bollite, quelle al vapore, non mi piacciono e non le voglio, mi annoiano, tanto mangio già la pasta col sugo e sugo vuol dire pomodoro, quindi lasciatemi stare in pace. Sicuramente un condimento a base di salsa di pomodoro effettivamente è una piccola porzione di verdura, per cui meglio che niente. Però ecco, non è assolutamente vero che la verdura noi dobbiamo mangiarla bollita. Io personalmente la trovo molto triste. Nell'acqua di cottura perdiamo vitamine, perdiamo sali minerali e quindi possiamo trovare tante alternative per cuocere o per, se vogliamo, nascondere la verdura nelle ricette. Per cui ai bambini piacciono molto le polpette, possiamo frullare una carota nelle polpette, possiamo frullare di nuovo la zucchina che è verde nel pesto, così insomma camuffiamo un pochettino. Alla fine della fiera non è che i bimbi debbano mangiare quintali di verdura, quindi basterà quella piccola porzione nascosta nelle nostre ricette per aumentare la quantità di fibra, vitamine e sali minerali. E andiamo avanti, vediamo. Quando faccio sport è importante bere delle bibite energetiche per ricaricarmi, perché io devo sempre vincere. Questo, torniamo al discorso degli zuccheri di cui parlava anche la dottoressa, non abbiamo bisogno, a meno che non facciamo chissà che sport, ma di queste bibite energetiche, e soprattutto la possiamo fare naturale, fatta in casa, e qua nelle slide trovate la ricetta, quindi il mezzo litro di acqua, 100 ml di succo di frutta, possibilmente 100% frutta, oppure frullate voi della frutta vera, un cucchiaino di miele, un quarto di cucchiaino di bicarbonato e proprio una puntina di sale. E così avremo fatto la nostra bibita energetica. Perché dobbiamo mettere il sale? Perché ci serve un po' di sale quando sudiamo, noi andiamo a eliminare anche il sodio e dobbiamo reintegrarlo, soprattutto adesso che fa molto caldo. Abbiamo ancora voglia di sbagliare un po'? Ma sì, va. Allora, se mangio un bel piece di pasta mi basta come pranzo. Questo è un errore. Così. Esatto, un errore molto comune. Non va bene perché? Perché mangiare solo pasta intanto ci autodice, ah beh, tanto c'è solo quello, quindi posso mangiarne un etto. Alcuni bambini che ho visto in ambulatorio arrivano anche all'etto e mezzo. Così è solo veramente un carico di carboidrati eccessivo. Il piatto ideale sarebbe una sorta di piatto tris, con un po' di pasta, un po' di secondo, un po' di verdura, in maniera tale che io mi sento comunque sazio e ho tutti i nutrienti, quindi ho un piatto effettivamente equilibrato. Poi posso anche fare un piatto unico, quindi pasta con ad esempio zucchine e gamberetti, pasta al ragù con le carote a cubettini, fare un piatto unico se sono abituata a mangiare solo un pasto. E arriviamo all'ultimo errore che abbiamo cercato così di selezionare tra quelli che sono gli errori fondamentali che commettiamo, ahimè, anche un po' a tutte le età, come diceva la dottoressa Biorci, e questo, a questo punto, diciamo, va bene. Alimentazione salutare per i bambini, mi hanno detto solo sogliola e tonno e basta, solo pesce. Iniziamo. C'è qualcuno che pensa che sia così, sì. Ce lo dicono anche dall'osservatorio della Regina Margherita. Assolutamente, iniziamo dalla sogliola, che è un pesce che vive nei fondali, per cui in realtà va a catturare tutto ciò che sono gli inquinanti che sul fondale finiscono. Il tonno invece è un alimento, un pesce molto grosso, con un ciclo vitale molto lungo e quindi raccoglie un sacco di metalli pesanti, con il piombo, il mercurio e via dicendo. Quindi queste due tipologie di pesce vanno un po' limitate. Abbiamo veramente tanti pesci, parliamo solamente di quelli del nostro mare, no? Visto che parliamo sempre di green, lo sgombro, le alici, le acciughe, le sarde, sono pesci molto piccoli, molto ricchi dei famosi omega 3, quindi gli acidi grassi buoni che fanno bene allo sviluppo del cervello.
Allora, tutto questo per darvi anche un po' un assaggio di quello che è il libro Cappuccetto Green, e io voglio ricordare e ringraziare nuovamente il Consiglio regionale del Piemonte, perché da settembre Cappuccetto arriverà nelle scuole primarie del Piemonte, ovviamente non uno per bambino, perché esiste anche una sostenibilità economica, ma perché questo non sarebbe esattamente il mestiere che deve fare questo libro, cioè un libro del genere, un libro conviviale che ci deve aiutare anche a lavorare insieme e ad uso didattico, per cui noi speriamo che ci siano tante scuole, tante classi che lo accolgano all'interno del loro progetto, del loro programma didattico annuale. La cosa importante è questa, è che all'interno di ogni favola c'è poi lo sviluppo di una ricetta, quindi la favola finisce realmente nel piatto, che è quello che dovreste cercare poi di fare anche un po' voi a casa. Mi rendo conto che a volte per tempi che mancano si arriva un po' all'ultimo minuto, ma anche con quattro cose che ci sono in frigo sarebbe bello rendere i bambini protagonisti di questo gioco, no? Il gioco del pasto, trasformarlo in un momento ludico. E poi ci sono anche i quiz nutrizionali, quindi al termine di ogni ricetta troverete proprio, così come noi abbiamo giocato adesso, scoprire quelle che sono le risposte green, cioè giuste, verdi, sostenibili, e quelle che sono le risposte fake. Perché se noi abbiamo detto che gli alimenti devono diventare i nostri amici, bambini, qual è la prima cosa fondamentale con cui possiamo dire che un amico è nostro amico? Che gli vogliamo bene sicuramente, ma c'è un altro elemento. Max, tu hai un migliore amico? Sai che cosa gli piace fare? Sì, perché lo sai? Perché lo conosci. Esatto, la conoscenza ci apre tantissime opportunità. Noi siamo qui nel regno della conoscenza, per cui quando voi andate in biblioteca per studiare o per prendere un libro, ecco, con quello stesso spirito, quella fame di conoscere, dovreste rapportarvi con i prodotti, ma tutte le cose che mangiate, avere voglia di sapere la loro storia. E sapete come si può fare? Innanzitutto potete, quando andate a fare la spesa con la mamma, con il papà, leggere le etichette. Le leggono i bambini le etichette? Forse non le leggono neanche gli adulti le etichette. Perché dobbiamo leggerle, dottoressa Biorci? Allora, le etichette sono importanti, però mi sento anche di dire che sono importanti per gli adulti. Cioè, quello che i bambini dovrebbero riuscire ad apprezzare di più è il colore e immaginare come quella zucchina diventa parte di una ricetta di famiglia, diventa parte di un cucinato coi nonni. Cioè, ai bambini, credo, io mi occupo di ragazzi più grandi, ma ai bambini il cibo deve arrivare come storia di famiglia, deve arrivare come tradizione, deve arrivare come parte del divertimento. I piccini dubito che possano essere affascinati, ma perché il cibo fa molto più parte della nostra vita, è molto più base. Il cibo sano deve diventare cultura trasversale, non una cultura ricercata. Credo che questa parte sia più in mano ai genitori. Per i bambini deve essere più semplice scegliere le ciliegie perché sono divertenti. Deve essere più semplice scegliere i ceci perché si fa una farinata, non tanto perché sanno cosa c'è dietro. Questo è quel sapere trasversale che dai nonni ai genitori deve essere trasmesso ai ragazzi. Cioè, mangiare sano deve essere facile e deve essere familiare. Cioè, deve sapere della propria storia personale e di vita e di famiglia. Assolutamente, io ho voluto provocare sul tema dell'etichetta perché molte volte i genitori fanno quello che i bambini stimolano a fare. Quindi, secondo me, voi potreste intanto iniziare a stimolare i vostri genitori a leggere le etichette, così imparate a farlo con loro. Ma noi abbiamo pensato di fare un'altra cosa. Adesso vado indietro, perché questo libro, come vi dicevo, presenta dei prodotti del territorio. Ci siamo soffermati su quelli che possono essere dei prodotti che veramente rappresentano un patrimonio sconosciuto, magari per voi, perché frutta e verdura sono forse più distanti dalla wish list, no? Come dite anche voi. E allora andiamo a vedere perché una mela può diventare, per esempio, una mela favola. Adesso voi conoscerete brevemente prodotti che sono all'interno delle favole, sono protagonisti sia di Cappuccetto Green sia delle altre, e sono prodotti del nostro territorio, perché questo libro in realtà è anche un viaggio.
facciamo un viaggio che parte dal Piemonte e arriva fino alla Liguria, che sono due regioni vicine, due regioni che si abbracciano, due regioni amiche, e quindi abbiamo voluto costruire queste 12 favole che idealmente ci suggeriscono il percorso di un anno, un mese per favola, ci accompagnano proprio attraverso questo bellissimo viaggio che parte con la mela rossa Cuneo IGP. Andiamo velocemente perché la mela diventa una mela favola. Dottoressa Strona. La cosa importante che volevo ricordare è di tenere la buccia, spesso la sbucciamo, ma se siamo a casa e possiamo lavarla, la buccia è la parte più ricca di, come leggete, di fibre, di antocianine, un mix tutto di sostanze antiossidanti che fanno bene. Per cui questo è il primo messaggio. E poi se lo scegliamo come spuntino, la mela essendo anche croccantina ci aiuta a pulire i denti, o anche a fine pasto e siamo fuori casa, non abbiamo lo spazzolino, in quel senso ci aiuta anche a lavare i denti. Ovviamente quando vi diciamo di mangiare la frutta con la buccia dobbiamo sapere da dove arriva quella frutta, come è stata coltivata, se quella buccia a sua volta ha mangiato bene, cioè se è una mela che non è stata nutrita con degli additivi chimici eccetera. Quindi diventa veramente importante sapere la storia di questa mela e sapere anche a sua volta la mela con chi può diventare una buona amica per la nostra salute. Sì, qui l'abbiamo abbinata al cioccolato come merenda, per cui anche vedete la presentazione, no? Come diceva Fata Zucchina, l'occhio vuole la sua parte, quindi se questa mela la tagliamo a fettine, sciogliamo il cioccolato e facciamo due decorazioni sopra, diventa una merenda che è sana, golosa e che ci fa bene, proprio per via del mix di antiossidanti. Allora, andiamo avanti, il porro che c'è a Cervere, conoscete Cervere? Cervere in provincia di Cuneo, vicino a Marene, non so, è una zona. Lì c'è un porro specialissimo che è lunghissimo, è gigante questo porro. Io vi invito intanto, adesso vi verrà dato il libro, poi andarlo a scoprire. E intanto vi diciamo questa cosa, perché il porro diventa un porro favola. Perché è ricchissimo di vitamina K e la vitamina K ci aiuta a cicatrizzare le ferite. Spesso poi giochiamo, cadiamo, ci sbucciamo le ginocchia e quindi questa vitamina è importante per questo. E poi contengono anche delle sostanze, i porri, che fanno bene al nostro stomaco, sono quasi degli antibatterici naturali e più lo tagliamo più questi si sprigionano. E anche il porro ai suoi amici. Assolutamente sì, infatti oltre a tagliarlo lo frulliamo proprio per far sprigionare al meglio queste sostanze e quindi facciamo una vellutata con le patate. È vero che adesso fa caldo, ma è buona anche tiepida col nostro filino d'olio, due crostini. E andiamo a conoscere la ciliegia di Garbagna. Questa ciliegia viene soprannominata la Bella. Qui ci stiamo un po' spostando, siamo già in provincia di Alessandria, però anche questa è una ciliegia favola, perché? Perché è ricca di vitamina C, veramente tanta. La vitamina C è venuta alla ribalta col discorso Covid, eccetera. È la principale fonte di sostentamento del nostro sistema immunitario. Quindi difendiamoci dai batteri, ma non solo. Anche qui abbiamo dei migliori amici. Sì, con la nocciola sta benissimo, quindi se noi togliamo il nocciolo della ciliegia e dentro ci infiliamo una nocciola, magari piemontese, anche lì abbiamo una merenda, un dopo cena sano e saporito, e la nocciola è ricca di ferro, la ciliegia è ricca di vitamina C e insieme si completano, perché la vitamina C ci aiuta ad assorbire al meglio il ferro. Santena, qualcuno conosce Santena? Camillo Cavour vi dice qualcosa? Perfetto, non è solo il padre del risorgimento italiano, ma anche lui... Questi li mangiava, ci sono anche testimonianze storiche nonché foto, l'asparago di Santena. E diventa, io ve lo dico già, c'è la favola a lui dedicata, che sarebbe la favola di Pinocchio, e diventa asparagocchio. Sì, l'asparago contiene acido folico, importantissimo per le donne in gravidanza, ma anche per tutti noi, perché aiuta proprio nella produzione dei globuli rossi. Inoltre è ricchissimo di magnesio e quindi ha una bomba di energia. Amici dell'asparago. Amici, beh, classicamente direi le uova, l'asparago si può fare, ecco anche qua, magari non bollito che diventa molliccio, appena passato in padella con un pochino di burro, e possiamo usarlo come al posto dei grissini per pucciare il torlo dell'uovo. Fantastico. Ecco, ne parlavamo prima, la nocciola del Piemonte, un prodotto IGP, perché diventa una nocciola da favola? Perché è ricca di proteine, di calcio, di ferro, se non togliamo la buccia esterna è ricca anche di fibra, per cui veramente un mix di sostanze importanti per la crescita dei bimbi. Come porzione ideale sarebbero 20 grammi.
Cos'è questa? È quello che penso io? Assolutamente no. Un'imitazione. Un'imitazione molto più sana e golosa, per cui se noi abbiamo un buon frullatore, frulliamo le nocciole con del cacao, riusciamo a farci la nostra crema sana. Ti piace la crema di nocciole? Eh sì, voi la chiamate anche in un altro modo. Piace anche a me comunque, andiamo avanti. Eccolo, lo ne parlavamo prima, il peperone corno di bue di Carmagnola. È uno dei peperoni più ricchi di vitamina C, che, di cui abbiamo già parlato prima, e soprattutto importante per assorbire il ferro dei nostri alimenti. Il pinsimonio. Lo fate il pinsimonio ogni tanto a casa? Com'è che può diventare più intrigante questo pinsimonio? Fare un pinsimonio colorato con tanti colori diversi sicuramente rende la tavola molto più allegra, e poi il fatto di mettere un pochettino di olio ci aiuta ad assorbire la vitamina A, perché è una delle vitamine insieme alla D, la E e la K che noi assorbiamo solo insieme dei grassi. L'alfabeto delle vitamine, ovviamente quando diciamo olio extravergine di oliva, l'aglio, l'aglio di caraglio. Questo di caraglio ha un sapore molto delicato, so che parlare di aglio coi bimbi, ma veramente questo è delicatissimo ed è considerato un antibiotico naturale, per cui lo frulliamo nel pesto. Ma lo possono mangiare i bambini certamente, l'aglio? Certamente, certamente. Allora, vediamo un po' chi sono gli amici dell'aglio. Classicamente io ricordo la merenda della nonna, per cui l'aglio spalmato su una bruschetta, su un pane vecchio, il pane del giorno prima, un filino d'olio e poi perché no, due pomodorini, la verdura, sempre abbiamo il via libera. Ma questa patata piattlina si chiama così proprio perché è un pochino più piatta, però non vi dico di più perché lo scoprirete nella favola, dove non è la protagonista principale. Comunque è un prodotto del Piemonte, arriva in modo particolare una vicina dell'aglio di Caraglio, quindi siamo nella zona proprio della provincia di Cuneo. Come le altre patate di cui parlavamo prima, diventano un sostituto della pasta, del pane e dei cereali, per cui o mangio quello o mangio le altre cose. Sono ricchi di carboidrati e sono dei carboidrati a lento assorbimento, il che vuol dire che ci danno energia per tante ore. Tra l'altro calcolate che negli atleti giamaicani, quindi questi atleti velocisti, centometristi, belli muscolosi, non usano riso o pasta, cioè non usano i classici cereali, ma usano essenzialmente come fonte di amido le patate. Per cui chi di voi fa, che sono tra l'altro il cibo più ricco di potassio, per cui se fate sport, le patate hanno un significato particolarmente interessante proprio come fonte di amido per la strutturazione del muscolo. Sono a volte più interessanti della pasta. Perfetto, questo vale anche per noi e per tutti i genitori. E ci dà una lettura totalmente diversa di quello che sono le patate. Arriviamo alle castagne, anche se siamo un po' fuori stagione, però vale la pena. In questo caso la castagna Cuneo, IGP, siamo nella provincia di Cuneo. Assolutamente, anche queste come le patate sono ricche di amido, di potassio e di fibra, per cui anche queste potrebbe essere un'idea di snack da portare a scuola, perché con un piccolo volume ci dà veramente molta sazietà. Amici, lo possiamo usare al posto della pasta, del pane, dei crostini come fonte di carboidrato nelle nostre zuppe, perché no con i fagioli magari di Cuneo IGP. Eccolo, l'hai chiamato ed è arrivato, il borlotto, sì, fagiolo rossiccio. I fagioli in generale, i legumi sono super ricchi di calcio, ne hanno il doppio del latte e hanno tre volte la quantità di ferro della carne. Ma ci gonfiano la pancia? È molto soggettivo, nel senso che la buccia purtroppo un pochettino di gonfiare potrebbe darlo se non siamo abituati. Possiamo semplicemente o passarli oppure metterli a bagno con l'alloro, con un pochino di bicarbonato per limitare questa azione qua. E allora divertiamoci con il fagiolo e arrivano i fag burger. I fag burger, quindi se noi li frulliamo già rompiamo quella buccia, quindi minor senso di gonfiore di aria nella pancia e diventa un ottimo sostituto della carne. Ok, quindi abbiamo fatto un veloce viaggio dai prodotti protagonisti del libro che diventano prodotti da favola. E quindi perché dobbiamo avere, e mi permetto di fare io la domanda, un atteggiamento da favola anche nella vita e non solo da bambini? Perché in questa fase, che è quella della crescita, i genitori o i nonni, perché poi le storie si ampliano nelle famiglie, diventano i detentori di quello che i figli possono diventare. Cioè noi abbiamo nel DNA un potenziale genetico che diventa esplosivo se riusciamo a
avere un'alimentazione e un'idratazione. Calcolate che i bimbi, è importante che mangino bene, è importante che bevano, bevano essenzialmente acqua, ma proprio per esprimere al meglio il proprio DNA. Calcolate da genitori, si parla di epigenetica, questo è importante, che una cosa è quello che il nostro DNA racconta, quello ce l'abbiamo, siamo fortunati o meno fortunati, quello è. Ma c'è un ruolo che ha l'alimentazione, che ha l'attività motoria, che si chiama epigenetica, cioè dato il nostro DNA, l'alimentazione permette di silenziare alcuni geni oppure di iperesprimerne degli altri. E quindi possiamo creare dei bambini e degli adulti con un'aspettativa in termini di salute e anche in termini di competenza cognitiva decisamente differente a seconda di come i nostri bambini mangeranno e si muoveranno. Si chiamano fattori epigenetici, cioè cambiano come il DNA si esprime, quindi significa che a tavola c'è un potenziale altissimo su quello che saranno i ragazzi. E la tavola è collegata a quello che stavi dicendo tu prima, al movimento, che diventa una buona abitudine, ma è una cultura in un certo senso. Sì. Calcolate che basta vedere come siamo fatti. Noi abbiamo le articolazioni mobili, non abbiamo le gambe saldate al tronco o messe a forma di divano. Cioè siamo strutturalmente fatti per il movimento, ma ce lo racconta proprio la nostra storia, cioè dall'Australopiteco al Sapiens. Quello che è cambiato è che da quattro zampe siamo diventati bipedi e questo ha permesso di sviluppare tutta una serie di abilità cognitive. Questo è importante che i genitori lo sappiano, cioè fare movimento non è per avere le chiappe alte e belle sode, fare movimento significa strutturare la massa ossea, significa strutturare la parte cognitiva, cioè le sinapsi cerebrali sono attivate dal movimento. Questo vale nella prevenzione successiva, io mi occupo dei più grandi, ma vale nella formazione, cioè noi sviluppiamo un cervello sano e manteniamo un cervello sano solo se ci muoviamo, cioè tutti i fattori di crescita neurotrofici sono attivati dal movimento, che non è necessariamente sport, ma è movimento. Io voglio chiederti una cosa, perché tu ne sai tante. Allora, abbiamo parlato di green e fake, perché è importante che riusciamo sempre a distinguere, come ci dicono mamma e papà, quello che è giusto e quello che è sbagliato. Ma ci sono anche delle domande che corrono su internet, eccetera, e ci sono anche delle definizioni che nascono da questo voler per forza dimostrare che un cibo ci fa bene. Per cui, a volte, se io ti dico, Felicina, per favore vorrei che tu mi svelassi quali sono i cibi che fanno diventare più intelligenti, perché ci sono queste cose che circolano in rete, lo avete mai sentito? Mangia quello perché ti fa diventare più intelligente, magari te lo dice la mamma o la nonna, però in realtà anche i grandi a volte ci credono. Allora, non smentirei mai una nonna in primis, però a parte questo, il vero cibo che è legato all'intelligenza cognitiva in realtà c'è, ce ne sono due, che sono l'acqua, che è un cibo, perché le sinapsi sono attive se siamo idratati. Calcolate che perdere anche solo il 2% per disidratazione significa rallentare nei test cognitivi. Noi facciamo dei test, ci sono dei dati interessanti sull'Alzheimer, si rallenta se si è disidratati. Quindi l'acqua in questo senso veicola. E poi l'altro alimento a cui voi fate ormai riferimento da sempre è la fibra, cioè tutti i dati che raccontano come rimanere, diciamo, con un'acuità cerebrale, raccontano una fibra mangiata sempre. Cioè il senso della verdura non è per, insomma, è ampio, ma a livello cognitivo è molto forte. Tutti i piatti sani, il piatto di Harvard, la dieta mediterranea, la dieta dei giapponesi di Okinawa, le blue zone, cioè quelli che vivono a lungo, vi raccontano in tutti i piatti che metà piatto è fatto da verdura. Questi, anche se la tua è una domanda provocatoria, però verdura e acqua hanno un significato sullo sviluppo cognitivo molto forte, sullo sviluppo per i bimbi piccoli e per i bimbi grandi per mantenere quello che abbiamo, quindi assolutamente in maniera trasversale. La mettiamo a sorridere, però questo ci insegna che nella vita, quando ci viene detta una cosa, prima di dire è un green o un fake, andiamo ad approfondire. E con questo stesso spirito io ti chiederei un'altra cosa.
Voi avete mai sentito dire, o magari lo fate, lo faccio anch'io, c'è il momento in cui hai una voglia di cioccolato. Vi viene mai la voglia di cioccolato? Sì. Ok, perfetto. Crescendo questa cosa aumenta. Ma perché diciamo che il cioccolato è uno di quegli alimenti che ci aiutano a essere felici subito? Voglio un po' di felicità, allora mi mangio due tocchetti di cioccolato. È vero, non è vero? Assolutamente vero. Tra l'altro calcolate che c'è una parte della nutrizione che si chiama positive biology, cioè noi siamo abituati a studiare le malattie per capire come gestire i sani. C'è una parte della nutrizione che segue i centenari, molto molto sani, per capire cosa fanno. Tra i cibi correlati alla lunga vita c'è assolutamente il cioccolato, tra l'altro ovviamente il fondente, ma per la variabile zucchero, più che il cioccolato c'è il cacao che ci sta a monte, che è considerato uno dei superfood, cioè uno dei cibi della positive biology, perché ha una serie di oligoelementi come il magnesio, il ferro, incapace di stimolare la produzione della serotonina, quindi l'ormone del benessere. È un cibo sano. L'alimentazione, adesso forse sui bimbi c'è una strutturazione un po' più forte, ma sugli adulti l'alimentazione non è così più stretta come una volta. Noi non ragioniamo più sulle calorie, le calorie sono vuote, noi ragioniamo sulla validità degli alimenti. Allora è molto più sano mangiare 40 grammi di cioccolato fondente, che sono già, rimani già abbastanza felice con 40 grammi di fondente, che una volta invece eliminavamo dalle diete perché calorici. Questo invece è un cibo sano e quindi ben venga che faccia parte, forse a quantitativi più ridotti perché è in funzione ovviamente del peso corporeo, ma è un cibo assolutamente sano. Allora, stiamo arrivando verso la fine di questa prima parte, perché vi ricordo che tra una mezz'oretta ci ritroveremo nella sala famiglie per preparare insieme un paio di ricette, tra cui proprio cappuccetto green e biancaneve oggi faremo. Vorrei dire ancora questa cosa, visto che stiamo imparando anche che emozione e cibo possono diventare più amici. Allora, in base a quello che hai detto finora, io vorrei aiutarvi a fare questo passaggio, così oggi ci portiamo veramente a casa delle nozioni che ci aiutano a vivere meglio tutti i giorni. Ma se una persona si nutre correttamente, quindi con questo equilibrio, con queste piccole attenzioni, con questi piccoli trucchetti, riesce a gestire meglio anche le emozioni. Io vi ricordo che ognuna di queste 12 favole si prende in carico un altro tema, cioè quello di farci passare da un'emozione negativa, ognuna ne ha uno, ok, a un'emozione positiva. Ed è un lavoro che probabilmente, io dico probabilmente perché questo è il loro mestiere, una buona alimentazione, il movimento, cioè uno stile di vita positivo ci aiuta a fare di per sé. Ve la sintetizzo, se mangio bene mi arrabbio di meno, o meglio, gestisco meglio la rabbia. Possiamo dire questa cosa? Lo possiamo dire, abbiamo fatto, non so se lo sapevi, ma una settimana fa un convegno alla facoltà di medicina in cui abbiamo ragionato in termini di gestione. Sì, ho visto, ti ho vista. Abbiamo ragionato in termini di depressione e di fattori, stili di vita che possono avere un effetto sulla depressione. Tra i più significativi, diciamo che in ordine di importanza ce ne sono tre, che sono: uno, il dormire, perché meno si dorme più si diventa depressi; due, il movimento, meno ci si muove più si diventa depressi; e tre, ma il posto è il terzo, cioè è giusto, è proprio un ordine gerarchico, al terzo posto c'è l'alimentazione. Più si mangia male, più si diventa depressi. Sono correlazioni epidemiologiche fortissime. Cioè, mi permetto solo di darvi dei numeri, ma per dirvi il significato. Chi mangia male ha il 41% in più di possibilità di sviluppare la depressione. Sono dei numeri molto forti e hanno un'evidenza oggi medica decisamente importante. Adesso non so se sui bimbi riesci a vedere lo stesso impatto, perché fortunatamente si vede più avanti nella vita, ma il significato è decisamente importante. Allora, questo confronto, anche grazie alle nostre due esperte, serve per dirci che voi oggi è come se il Consiglio regionale del Piemonte con Fata Zucchina vi dicessero: voi oggi, attraverso quello che mangiate, come dormite, quanto dormite, che stile di vita fate, se state tanto seduti davanti alla TV, che non è che non lo dobbiate fare, ma bisogna anche muoversi, tutto questo vi sviluppa un conto in banca.
E questo, il valore economico di questo conto non sarà nei soldi, ma sarà la salute. Quindi più mangiate come loro ci hanno detto, come abbiamo cercato di dirvi, avendo la curiosità di sperimentare tanti alimenti, più vi muovete, più date al vostro corpo il riposo, che più sarete ricchi, ricchi di salute, perché tutto quello che fate oggi ve lo ritroverete domani e probabilmente vivrete anche meglio, perché come diceva la dottoressa Biorci, se dormiamo le ore giuste, cosa che io non faccio, ci muoviamo tanto, io vado tanto in macchina, mangiamo bene, io salto tanti passi, quindi come per dire, io sono la prima che deve iniziare a farlo, però se faccio tutto questo, probabilmente quando vedo una persona e mi fa arrabbiare non me la mangio, ok? Quindi viviamo anche meglio. Ma per far sì che voi possiate esercitarvi a casa con i vostri genitori, nel libro verso la fine vi consegniamo la piramide del benessere, dove c'è l'alimentazione che oggi abbiamo cercato un po' di sintetizzarvi, l'aspetto del movimento e l'aspetto della realizzazione di voi. Voi sapete oggi che cosa volete fare da grandi? Avete dei sogni? Sì, i sogni secondo voi vanno messi nel cassetto o li dobbiamo coltivare? Allora, io voglio capire se voi coltivate i vostri sogni. Massimo, li coltivi? Sì, sì. Qual è il tuo sogno? Fare il calciatore. Calciatore o cacciatore? Calciatore. E beh, sei ambiziosa. Alessandra? Io vorrei fare la ballerina. Ballerina, perfetto. Luvi? Architetto. Architetto. Maestra. Maestra, perfetto. Maestra. Due maestre, due colleghe abbiamo già. Come ti chiami? Giovanni. Giovanni, che vuoi fare da grande? Astronauta. Perfetto, andiamo tutti sulla Luna. Benissimo. Come ti chiami? Nicolò. Cosa vuoi fare? Ottico. Ottico. Vedete quanti sogni abbiamo. Allora, facciamo un esempio. Io vengo da te, ti dico, ottico. Ma scusami, ma tra un po' tutti saranno senza occhiali, basterà mangiare meglio e non avremo più bisogno di vedere, quindi io ti sto scoraggiando. Tu cosa mi rispondi? Che secondo te è così e secondo me è un'altra cosa. Quindi se avete dei sogni non lasciateveli rubare, bisogna coltivare, anche se la vita ogni tanto ci smonta, perché la vita ogni tanto ci smonta, ok? Le proteine ci servono anche a restare in piedi, questa si chiama resilienza, sapete? La resilienza è quell'arte di trasformare le sfortune oppure i problemi in opportunità. Quindi io voglio che tu da grande diventi un ottico, ma anche famosissimo, va bene? Quindi credi sempre in te stesso, crediamo sempre nei nostri sogni perché sono fondamentali. E quindi al presidente Allasia, che ringrazio personalmente, diciamo anche che non è mai troppo tardi. Pensavo mi chiedessi qual era il mio sogno. Il presidente del consiglio regionale. Del... Voleva fare il super... Cosa vuole fare il presidente all'Asia? Il supereroe. Il supereroe. Allora adesso mi sembra un messaggio bellissimo. Massimo, diamo la ricetta al presidente all'Asia. Lui è presidente del consiglio della regione Piemonte. Ha detto che vorrebbe diventare un supereroe. E quindi quando noi iniziamo a stare meglio con noi stessi, stiamo meglio anche con gli altri. Per cui... per noi diventa importante il suo sogno e lo vogliamo aiutare a realizzarlo. Come potrebbe fare per diventare un supereroe? Crederci. Facciamo un applauso. Allora, io direi che Massimo Gonella ha tirato le fila di questa mattinata. Ti assumiamo già. Boh. Il libro vuole proprio dire questo. Crediamo in noi stessi, non dobbiamo mai avere paura dei nostri sogni e se abbiamo la paura la mettiamo a cucinare e ce la mangiamo, come si dice, come ci hanno detto Felicina Biorci e Elisa Strona, che ripresento io. Facciamo un applauso grandissimo a loro e ai mondi che loro rappresentano. Io voglio ringraziare ancora il Consiglio regionale del Piemonte, voglio ringraziare tutto lo staff che mi ha seguita passo dopo passo e con cui sono sicura faremo ancora tante cose. Vi dico già che questo libro deve arrivare nelle vostre vite, deve essere vissuto, quindi voi lo cucinerete come meglio riterrete. Ci sono tantissimi messaggi e spero ci siano anche tante tappe sul territorio per farli vivere, visto che vi ho detto che è un viaggio. E quindi, visto che la dottoressa Biorci è la moderatrice di oggi, lascio a te le conclusioni. Sì.
Sì, allora intanto grazie e intanto vi segnalo un aspetto a cui non, lei non ha, la fata zucchina non ha accennato, ma è un aspetto centrale, ma perché è trasversale questo libro, parla di cucina ma parla ad esempio del rapporto strettissimo tra nonni e nipoti. Oggi i nonni nella nostra società hanno un valore importantissimo, in realtà in questo libro sono assolutamente valorizzati, quindi è uno degli aspetti, ti devo dire, che mi ha colpito di più, che mi è piaciuto di più, anche perché le 12 favole raccontate sono le nostre favole, cioè le favole nel tempo sono sempre le stesse, sempre, ma raccontano dei significati che è importante trasferire, la trasmissione orale che oggi è soprattutto nelle mani dei nonni ed è un bene che sia così, per cui questo è uno degli aspetti, devo dire, che ho trovato particolarmente interessanti. E Capoceto Green vi aspetta tra mezz'ora nella sala famiglie, poi regaliamo il libro a tutti. Grazie mille.